Pronto, Brooke? Sì? Daryl, mi dispiace per l'accaduto. So quanto era importante per te. Se posso fare qualcosa... No, grazie. È tutto finito ora. Ho deciso di licenziare Tony. Veramente? Sono sicuro che ne troverai un altro bravo. Sì, dovremo cominciare a cercare. Brooke, le belle cose capitano alle brave persone. Le brutte cose alle persone cattive. Immagino di sì. Ascolta, Daryl, ora devo tornare in cucina. Beh, allora ti devo lasciare. D'accordo. Grazie per la telefonata. Ciao, Brooke. Ciao. Come la sua camera da letto. Sì. Sì, le piacerà. Bene. Allora, credo che oggi sia stata una riunione molto positiva. Per la prossima settimana mi piacerebbe soffermarmi su come gli eventi esterni influenzano i vostri sentimenti. Ci vediamo martedì prossimo. Dottor Borg? Sì? Volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. Questa è la mia ultima riunione, non tornerò più. Perché no? Sono guarito. Beh, guarito è un termine relativo. Lo devo all'amore di una donna. La vedova? Sì. Sembra una cosa seria. Sì, stiamo per sposarci. Daryl, non stai andando un po' troppo in fretta? Insomma, ci sono stati tanti cambiamenti ultimamente. Quando ho approvato la tua uscita, eravamo rimasti d'accordo di continuare a lavorare insieme. Ricordi? Sì. L'ho tenuto in considerazione, Doc. Ora devo scappare. Beh, pensa a ciò che ti ho detto. Ah, Daryl, hai per caso visto Jenny? Aveva detto qualcosa a proposito del volersene andare via. Forse è guarita anche lei. Appena in tempo. Quella è la mia ragazza, esattamente dove dovrebbe essere. Pensa a come sarà bello, Brooke. Non sentirai mai più di essere sola. Mettiamo un annuncio per un nuovo cameriere. Lo farò, stai già. Oh, ciao, Daryl. Ciao. Nascondi qualcosa? No, no, Brooke. Non a te. Dai. Aprilo, è tuo. Andiamo nel mio ufficio. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Era di mia madre. Non posso accettarlo. Ma io voglio darlo a te. Brooke, tu sei pronta per una nuova persona. No, non lo sono. Non nel senso in cui lo intendi tu. Ascolta, Daryl, sei molto gentile. Cosa intendo? Ma no, andiamo. Io volevo solamente farti un regalo. Insomma, è un gioiello talmente bello che è un peccato che nessuno lo possa più indossare. Veramente. Cosa intendo io?
cosa intendo io? Cosa intendo io? Cosa intendo io? Cosa intendo io? Non credi di essere ancora pronta per me, Brooke? Ancora no! Quanto dolore e sofferenza dovrò sopportare per poterti far capire quanto ti sbagli.